La solitudine è un fenomeno decisamente ambivalente, croce e delizia per gli uomini. Ci sono le persone che la ricercano come una via per viaggi mistici, per l'elevazione personale, per ritrovare se stessi e ritengono la solitudine il viatico per cose buone e sacrosante. La maggioranza delle persone invece considera la solitudine come la peggiore delle disgrazie che può accadere a un soggetto e la vivono come una condanna, una sofferenza estrema. Questa ambivalenza risiede nel fatto che sembra un paradosso, ma le persone che sono in grado di stare da sole sanno stare bene con gli altri, le persone che sanno stare bene con gli altri sanno stare bene anche da sole quando è necessario. E l'ambivalenza si esprime proprio nel fatto che solitudine non corrisponde a sentirsi soli, sentirsi soli è molto di più che l'essere fisicamente soli. Quindi io mi posso sentire solo in mezzo alla folla, in mezzo ad amici, addirittura con il compagno o con la compagna, ma posso al contrario sentirmi pieno in compagnia con me stesso. Pertanto, analizzare la solitudine prevede guardarla da più punti di vista, non solo da un punto di vista troppo facile di condizione patologica di sofferenza. È chiaro che se noi andiamo a vedere le più importanti psicopatologie, hanno tutti a che fare con aspetti di solitudine sofferta, o con la paura di rimanere soli, o con l'incapacità di stare da soli, o con l'isolamento progressivo proprio come effetto della patologia. E è anche chiaro che la cura di queste psicopatologie passa attraverso il superamento del sentirsi soli, ma non dell'essere soli. Infine, la cosa più importante, che è poi il finale di questo testo sulla solitudine, è una cosa che può sembrare abusata, ma che in realtà è il fondo, l'essenza del superamento del sentirsi soli. Se io voglio evitare di sentirmi tragicamente solo, devo prendermi cura dell'altro, perché l'atto di prendersi cura dell'altro è l'atto di maggiore sensazione di non essere solo.